Liguria in onda, i protagonisti del nostro territorio in diretta. Nuovo appuntamento con i nostri ospiti in studio in quest'ora di pranzo di oggi su Radio Onda Ligure 101. In quest'ora insieme dalle 13 alle 14 parleremo di questo grande evento che si terrà dall'8 al 15 maggio, che è Montagna Wisp, che sarà nell'entroterra imperiese, in particolare nel comune di Rezzo. Saluto subito i nostri ospiti in studio che sono venuti a trovarci. Parto da Alessandro Bellotti, presidente di Monesi Young, che organizza l'evento. Ciao Alessandro, ben ritrovato. Ciao a tutti, grazie. Elisa Berutti, che è consigliere comunale del comune di Rezzo. Elisa, benvenuta, buongiorno. Buongiorno a voi. E Sebastiano Lopez, che è responsabile nazionale di Wisp Montagna. Benvenuto Sebastiano. Grazie, un saluto a tutti. Dunque, allora, in quest'ora insieme snoccioleremo un po' dall'alto, no? Tutto quello che caratterizza questo Montagna Wisp 2022, a partire ovviamente dalle associazioni che i nostri tre ospiti di oggi rappresentano e che poi di fatto vanno a organizzare quello che è questo evento. Quindi Alessandro, noi più volte ti abbiamo sentito anche in rappresentanza di Monesi Young, questa è l'occasione buona per ricordare anche a tutti i nostri amici cos'è Monesi Young, quali sono le iniziative che fate, perché ovviamente oltre a questo Montagna Wisp c'è tanto altro. Grazie Federico. Sì. Sì, ormai siamo quasi diventati noiosi a furia di interviste. No, dai. Allora, sì, Monesi Young è un'associazione, nasce nel 2009, è un'associazione affiliata a Wisp, ma poi Seba ci spiega la Wisp. Sì. È attiva sul territorio di Imperia e nel suo entroterra e fa parecchie cose. Diciamo che le cose che fa sono a livello sia settimanale, organizziamo più di 50 escursioni all'anno, che praticamente sono più di una alla settimana, più degli eventi per la promozione del territorio. La nostra mission, che è anche nel nostro statuto, è la promozione del nostro territorio. Poi sicuramente facciamo anche degli eventi in Francia o in altri posti, in Valmaira siamo andati, in Val Gesso, cioè potrei elencarne per... però l'idea è proprio quella di promuovere il territorio. Lo fa fondamentalmente con varie esperienze, di cui l'Imperia Limone, di cui abbiamo già parlato in qualche altra trasmissione, è la più famosa di tutte, da Imperia Limone con le proprie gambe, 4 giorni. E questa è la seconda volta, quindi siamo anche abbastanza orgogliosi, che ospitiamo nella provincia di Imperia Montagna Wisp. E lì di Montagna Wisp invece ne parliamo dopo e te la faccio spiegare. Certo, entriamo adesso nel dettaglio invece di quello che è Wisp, perché di Wisp Montagna abbiamo il responsabile nazionale, che è Sebastiano Lopez. Sebastiano, questa Monesi Young, che in qualche modo si introduce bene nel discorso di Wisp, cioè praticamente Monesi Young è affiliata a Wisp, questo è il senso? Esatto. Sì, Monesi Young è uno dei pilastri sul territorio per la nostra attività che si svolge sul territorio. Wisp ha diversi settori di attività, il settore di attività montagna in realtà si occupa di frequentazione sostenibile del territorio, quindi si occupa di tutte le attività che si svolgono outdoor nel territorio. E si occupa, tant'è vero che Alessandro è uno dei tecnici che è stato a suo tempo, si è formato coi corsi del nostro ente di promozione sportiva. Come ente di promozione sportiva, il mondo sportivo, una nuova separato per è separato tutti. Okay. Sport- perché no, sia una, quindi sport per tutti, per tutte le età, per tutte le condizioni e in tutti i territori. Bene, tra poco entriamo nel dettaglio proprio di questa edizione 2022 di Montagna Wisp. Elisa, tra poco veniamo anche da te per sapere il ruolo importantissimo che ha il comune di Rezzo all'interno di questo evento. Alessandro, la playlist come sempre l'abbiamo affidata a voi ospiti. C'è un filo conduttore nelle canzoni che andremo a sentire e che in qualche modo vi fotografa anche, no? Esatto. Allora, abbiamo scelto una serie di canzoni che o per collegamento diretto o per sensazioni che ci esprimono, speriamo anche agli ascoltatori, ti danno una sensazione di benessere che è la stessa sensazione di benessere che ti dà il camminare e lo stare in mezzo alla natura. Questo è il leitmotiv dell'intera nostra playlist. Allora, la prima è degli Uzu ed è Where the Streets Have No Name. Sì, noi siamo stati contenti, orgogliosi, insomma, che il nostro comune sia stato scelto per questa evento,
Credo che nei posti piccini e meno conosciuti come il nostro entroterra, ma come tanti altri, ci sia una sensibilità maggiore anche alle opportunità che vengono date a dei territori che rimarrebbero magari sconosciuti o conosciuti a pochi. Noi siamo convinti che sia un ambiente piacevole da condividere con gli altri, siamo aperti alle nuove esperienze, quindi insomma siamo stati elettrizzati subito quando ci è stata proposta questa manifestazione, e speriamo insomma davvero che sia la ripartenza anche dopo un periodo difficile per tutti in generale, insomma. Anche perché poi magari qualcuno che conoscerà Arezzo tramite questo evento poi magari ci ritornerà in futuro. È quello che noi ci auguriamo, insomma. Diciamo che Arezzo ha tante realtà molto attive, dalla Proloco alla Commissione Cultura, che si occupano costantemente della promozione del territorio, ma avere dei partner e dei riflettori puntati come quelli di Montagna Wisp sinceramente sono un'occasione che non si poteva perdere, e speriamo sia colta non solo da noi ma anche dalle persone che magari per la prima volta ci scopriranno e perché non saranno interessate a tornare. Diceva prima Alessandro che Montagna Wisp quest'anno viene organizzato Arezzo, 6 anni fa era toccato a Molini di Triora. Sebastiano, tu che sei responsabile nazionale di Wisp Montagna, è un evento che viene organizzato ogni anno in location diverse, però portarlo nell'imperiese per la seconda volta in 6 anni direi che è un grande risultato, no? È un ottimo risultato e dimostra la vitalità del movimento sportivo della montagna nel nostro territorio, perché tutte queste iniziative nascono dal territorio e nel territorio. Quindi noi siamo partiti con un'idea che diciamo avevamo di valorizzare zone parco, zone meno conosciute ma sicuramente importanti, e abbiamo girato un po' tutta l'Italia, dalle Alpi piemontesi all'Appennino, alle montagne della Sicilia. Torniamo molto volentieri sulle Alpi Liguri, perché sono un posto che ha anche una fascinazione particolare e tutti questo ce lo riconoscono. Bene, Alessandro, per chiudere questo intervento, una parola sui Commodores, che è la prossima scelta musicale, visto che c'è questo filo conduttore legato alle attività di Monesi Young. Sì. O del trekking in generale, delle camminate in generale. Lì è proprio l'emblema, cioè è facile come una domenica mattina, cioè la canzone in inglese chiaramente. Easy like a Sunday morning, esatto. Tu hai dato la traduzione, okay, in italiano. Il camminare in realtà è proprio quello, è facile come una domenica mattina, cioè proprio easy, ok? Ma dall'altra parte ti dà cose uniche come solo la domenica mattina tu puoi avere, perché poi lavori tutta la settimana e la domenica mattina è l'unico momento che per me, ma penso per tutti quelli che ci ascoltano, che ti puoi riposare. Mi dispiace per quelli che la domenica mattina lavorano. C'è anche quella categoria lì, sì, infatti. Va bene, l'ascoltiamo, dai, Commodore. Radio Onda Ligure. Thank you.
i titoli delle TG1, tra pochissimo li sentiamo. Prima però iniziamo a entrare in clima Montagna Wisp edizione 2022. Lo facciamo con Alessandro Bellotti, presidente di Monesi Young. Da cosa vogliamo cominciare, Alessandro? Perché qui su sette, spalmato su sette, anzi otto giorni, è un discorso bello corposo, no? Sì, il programma tra l'altro è ricchissimo, quindi ci potremo passare veramente la giornata. Allora, innanzitutto il luogo l'abbiamo detto e ringrazio il comune di Rezzo per l'ospitalità, perché loro si sentono grati a noi, ma comunque bisogna trovare un luogo che ti sappia accogliere e loro l'hanno fatto. E sono dall'8 al 15 maggio, quindi le date sono queste, e durante è un evento nazionale, quindi verranno persone da tutta Italia che dormiranno a Rezzo o comunque nei paesi vicino, secondo una un albergo diffuso, nel senso un'ospitalità diffusa, e ogni giorno avranno delle cose diverse da fare. La base è sicuramente lo sport, ok? E sottotitolo conosciamo un territorio. Quindi ogni giorno i partecipanti potranno fare escursioni, quindi trekking, arrampicata, momenti di formazione, e lì poi darò la parola a Seba che ce la spiega. E però volevamo aggiungere qualcosa che fosse la conoscenza del territorio, e quindi ogni giorno abbiamo organizzato delle esperienze per conoscere il territorio, e lì poi lascerò la parola a Elisa che ci racconterà questo. Come ti dicevo, dormiranno sul territorio e nel mezzo gusteranno i prodotti dell'enogastronomia tipica. Tra l'altro abbiamo anche la fortuna che la Vada della Giara ha tre ristoranti, uno più buono dell'altro. Sono tre, giusto Elisa? Yes. Ok, e uno più buono dell'altro. Io mi ricordo che ci andavo da ragazzino, partivamo con le spedizioni col motorino per andare a mangiare nella Valle della Giara. Direi che sul cibo siamo a posto, su quello siamo una garanzia ormai. Beh, poi si parlava appunto di sport e promozione del territorio, già questa presentazione intreccia benissimo questi discorsi. Nel corso di questi otto giorni tutto questo avverrà. Sì, e poi ricollegandomi a finire il discorso del cibo, non perché io voglio sempre pensare al cibo, ma ci penso, poi è anche ora di beh, pranzo. Tutti qua, ma poi anche durante le varie attività poi tutti ci penseranno, quindi saranno momenti top della giornata, quelli lì, topici. Assolutamente, la scoperta del territorio parte anche da quello, cioè se tu ti trovi bene nel territorio, a partire da cosa mangi dopo aver fatto magari 8 ore di sport, chiaramente ti fa già sorridere. Ecco, tra poco torniamo a parlare di questo, siamo giusto arrivati in tempo ai titoli del TG1 che sentiamo. Radio Onda Ligure. I titoli dei telegiornali. Guterres in Ucraina, visita i luoghi degli orrori, inaccettabile una guerra nel XXI secolo, combattimenti senza tregua nel Donbass. NATO, Finlandia e Svezia accolte a braccia aperte, sì del Bundestag alle armi pesanti a Kiev, Mosca, l'invio di armamenti, minaccia per l'Europa. BCE, il conflitto è un'ombra scura sulla ripresa, il commissario Gentiloni, incertezza incredibile, il ministro Franco e la strategia del governo. La giornata per la sicurezza sul lavoro, in aumento gli incidenti mortali a Roma, nei lavori alla Farnesina un operaio muore nel vano ascensore. Cambio di residenza con un click. Da oggi in tutta Italia potrà essere richiesto anche online, evitando di andare negli uffici comunali. Basta collegarsi al sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Radio Onda Ligure. I titoli dei telegiornali. Ok, dopo i doverosi titoli del TG1 torniamo a parlare di Montagna Wisp e ad ampliare il discorso proprio con i nostri ospiti. Adesso finalmente entriamo nel dettaglio, no? Esatto. Allora, avevamo detto che sono otto giorni, da domenica a domenica, 8-15 maggio. Abbiamo detto che ci saranno ogni giorno delle attività sportive, quali escursionismo, arrampicata, e abbiamo parlato anche della formazione. La formazione prende molto del nostro tempo, perché ci crediamo fortemente, e anche nella settimana sarà un pilastro. E lì, Seba, ti lascio la parte didattica. Grazie Ale. La formazione è fondamentale nel nostro percorso, perché formare non significa solo fare dei corsi e qualificare delle persone con un attestato. La formazione serve a formare delle squadre di tecnici che sappiano operare sul territorio in modo responsabile e in modo sicuro. Noi abbiamo introdotto, e siamo i primi in Italia a farlo nel mondo dell'outdoor, i percorsi di gestione del rischio, percorsi razionalizzati
che tra l'altro all'estero sono molto diffusi, mentre nel nostro paese questo argomento non è ben pianificato e spesso lo si vede quando ci sono situazioni diciamo in cui deve poi intervenire il soccorso solo perché si è persa della gente, come recentemente è accaduto. Noi abbiamo organizzato due corsi di formazione, un corso per tecnici di orientamento che possono essere validi per tutte le attività che riguardano il movimento sul territorio anche con i più piccoli, capire come muoversi, e siamo contentissimi che abbiano aderito moltissimi studenti delle scuole superiori. Per loro può essere anche un'indicazione per il loro futuro, magari futuro negli ambienti sportivi, ma può essere soprattutto un modo di essere un po' più consapevoli. Poi diciamo nell'ultima parte della settimana di Montagna WISP ci sarà una sessione di un corso di operatori outdoor, che è la prima tappa, diciamo il primo livello per diventare tecnici di escursionismo, e anche in questo caso ci sarà una importantissima sessione proprio sul muoversi nel territorio, muoversi in modo sicuro e consapevole e sostenibile, perché, vado a concludere, per noi la sostenibilità è una responsabilità sociale, non è solo a guardare con attenzione all'ambiente, ma guardare con attenzione a tutto il territorio in cui ci muoviamo, comprese le persone che lo abitano. Bene, quindi sport, formazione, ma anche laboratori, Alessandro, giusto? Sì, esperienze. Laboratori magari è una parola, come dire, troppo settoriale, troppo settoriale, okay. Ma la realtà è il fatto che la parte, secondo me, più goliardica e divertente sarà appunto le esperienze del pomeriggio. Noi volevamo far conoscere il territorio a delle persone che fossero o del territorio che non lo conoscono, perché molte volte è la nostra realtà, o che venissero da lontano e potessero vivere delle esperienze, che adesso ci lascio la parola a Elisa, per divertirsi poi non solo nel momento del trekking, quindi non solo nel momento sportivo, ma anche quando si torna in albergo e quindi... Certo. Vai, Elisa. Beh, in questo caso possiamo dire che dopo il dovere, per pur piacevole, c'è il piacere. Certo, il piacere, come giusto che sia. Ecco, lo decliniamo in tutti i modi possibili. Ale ha già parlato delle attività di ristorazione che ci sono sul territorio, che si occuperanno chiaramente di organizzare i pranzi e insomma i comfort necessari alle persone che saranno impegnate in questi corsi. Per quanto riguarda il pomeriggio invece ci sono vari attori che sono presenti, insomma sia Arezzo capoluogo, sia nelle due frazioni, quindi Lavina e Cenova, che si occuperanno invece di, diciamo, dilettarli e fargli passare dei pomeriggi piacevoli. In che modo? Beh, innanzitutto con delle esperienze. Per esempio scopriranno come fare il formaggio grazie a delle aziende agricole presenti sul territorio, scopriranno i vini locali perché abbiamo la fortuna di avere un produttore di vino locale giovane e preparato, ecco, in questo campo. E oltretutto potranno fruire dell'offerta culturale. Arezzo ha una storia insomma lunga, ha delle bellissime vestigia, ecco, più e meno recenti da mostrare, e anche è sede nella frazione di Cenova di una scuola degli Scalpellini che era attiva nel 600, insomma di grande pregio, e avremo anche la possibilità di incontrare l'erede, diciamo, di questa scuola, una signora che tutt'oggi si diletta con l'ardesi e lo scalpello e produce delle vere opere d'arte. Quindi insomma ce n'è per tutti i gusti. Bene, abbiamo scoperto davvero tanto per questa Montagna WISP 2022 dall'8 al 15 maggio prossimi, ma non è ancora tutto, anche perché tra poco diamo anche le indicazioni per gli amici che vogliono ancora iscriversi. Una battuta anche su questa canzone, Alessandro, visto il filo conduttore del running qua. Running on empty, se non sbaglio, è correre nel vuoto, giusto? Sì, ma la realtà è che questa è la mia canzone preferita, perché il mio film preferito è Forrest Gump. Chi più di lui corre, sai, quando lui a un certo punto molla tutto e comincia a correre, sì, esatto. E praticamente c'è una scena dove ci sono varie canzoni, ma lui corre in mezzo ai laghi, questi spazi americani bellissimi, e corre tipo per 2 anni, cioè c'ha la barba lunga a un certo punto, bellissimo, e questa è la canzone della sua corsa, cioè il pezzo del film dove si vede lui che corre dura 5 minuti è questa canzone, quindi emblema dei runner, esatto. Proprio
Stai ascoltando Radio Onda Ligure. 2022, arriviamo al momento di raccontare come ci si iscrive, perché magari qualcuno ancora non è iscritto ma si è incuriosito nel corso di quest'ora a questo importante evento. Tra le varie cose da specificare, Alessandro, c'è da dire che è vero che l'evento è spalmato in 8 giorni, ma non tutti prendono parte a tutti gli 8 giorni, anche perché magari uno deve poi organizzarsi col tempo, e ci sono due fasi in cui sostanzialmente alcune cose verranno replicate per chi ci sarà in alcuni giorni sì e in altri no e viceversa. Esatto, grazie Federico. Allora, innanzitutto partiamo dall'inizio, che è grazie Federico perché ci date la possibilità, abbiamo ancora dei posti e, ci date, e siccome il lavoro dietro è lavoro di volontariato ma è un lavoro enorme, di mettere insieme tutto, le prenotazioni, i sentieri, gli attori, più persone vengono, è un evento gratuito, più persone vengono e più noi siamo contenti, fondamentalmente, perché almeno certo, abbiamo lavorato per qualcosa. E quindi grazie, perché abbiamo ancora dei posti, ancora qualche giorno, e questo, la radio, è un mezzo fantastico per poterlo dire. Fino a quando? Allora, teoricamente fino al 30 di aprile, perché abbiamo dei tempi con le strutture che ci ospitano. Okay. E dall'altra parte, finché c'è posto, noi rispondiamo okay, al telefono. E come dicevi tu, si divide in due giorni, cioè in, scusa, non in due, due giorni, fasi. In due fasi. La prima fase, diciamo, domenica, mercoledì, e la seconda fase, giovedì, domenica. Uno può arrivare martedì e andare via domenica, sì, può fare tutta la settimana, sì. Abbiamo cercato di dividerlo in due proprio perché magari in questo periodo uno non ha tutta la settimana. Esatto. E abbiamo anche deciso di ripetere le peculiarità più caratteristiche del territorio due volte. Una nella fase numero uno, quindi da domenica a mercoledì, dove abbiamo messo anche gran parte della formazione, e la seconda da giovedì a domenica. E ti devo dire che ti volevo dire due cose. La prima, che siamo veramente orgogliosi, come diceva Seba, delle scuole, perché noi ci aspettavamo gente di fuori, invece le scuole ci hanno risposto tanto e daranno anche dei crediti scolastici, abbiamo un sacco di studenti. E la seconda è un mio fatto personale, che quando ho deciso di abbracciare Montagna Wisp sono dovuto andare Arezzo, conoscere l'amministrazione, conoscere le aziende e conoscere il territorio, e sono rimasto veramente colpito, perché ce l'ho veramente a due passi ed è un posto figo, veramente bello. E lì, Elisa, secondo me due cose su questa cosa. Beh, qui c'è il mio gongolare che voi non vedete, ma vi posso garantire lo che sentiamo. C'è per questo posto figo. Beh sì, diciamo che è una valle collaterale della Valle Arrocia, che forse è più conosciuta e più nota perché contiene, diciamo, più borghi. Però la Valle della Giara in realtà è un'entità tutta sua, ha un suo torrente che è la Giara, da cui prende il nome, e ha una varietà di diversi ambienti, diversi territori, diverse peculiarità anche come dire territoriali, ecco, che la fanno essere qualcosa di molto particolare. Tenete conto che Arezzo, che è il capoluogo ed è il borgo posto più in alto, è a 563 metri, ma il nostro territorio attraversa una magnifica faggeta, la più grande della Liguria fra parentesi, non è quella del Melogno, la più grande è quella di Arezzo, e raggiunge pascoli alpini che superano i 1000 metri di quota, quindi capite che anche Montagna Wisp ci va abbastanza a nozze, nel senso che in un territorio tutto sommato ristretto riesce a trovare delle peculiarità pedologiche che gli permettono di organizzare varie attività, dal trekking alla camminata all'arrampicata. E poi c'è tutta la parte di contorno, diciamo, di cultura enogastronomica, che è di grande pregio. Sul territorio sono attive varie aziende agricole, di alcune abbiamo già parlato prima, abbiamo degli allevatori di bovini e di ovini, abbiamo produttori di miele, produttori di olio, abbiamo una cantina, abbiamo questa signora di cui parlavo prima che ancora oggi scolpisce la pietra, ci sono queste attività ristorative che continuano a preparare con amore, con cura i piatti del territorio, quelli storici che ormai le cui ricette, diciamo, si perdono nei ricettari della notte e nelle notti del tempo, ecco. Ed è sicuramente, insomma, un posto che merita la pena scoprire, poi se ve lo dice Ale. Eh beh, poi si scoprirà proprio nel mentre di Montagna Wisp dall'8 al 15 maggio. Ultima canzone, poi andiamo con l'ultima parte della nostra ospitata di quest'oggi. Anche qui, scelta un po' all'ultimo momento, non è forse proprio in tema running vero e puro, però Alessandro, per qualcuno correre o partecipare a camminate del genere è la propria vita, quindi direi che qua si intreccia molto bene, no? Esatto, il discorso. Sì. It's my life. Finalmente in presenza,
Noi per 2 anni abbiamo resistito tenendoci in contatto in videoconferenza. Ci guardavamo, c'era un po' di nostalgia, dice ma quando è che ci vedremo? il motto che c'è sulla nostra tessera quest'anno è giro di boa, perché ci siamo dati una speranza che quest'anno ci fosse veramente un giro di boa dopo 2 anni veramente difficili. Questo giro di boa si sta realizzando, noi ritorniamo a essere in presenza, cioè ritorniamo a vederci, ritorniamo a poter frequentare insieme la montagna, la formazione e anche le occasioni, le occasioni di socializzare. Questo è fondamentale perché ci siamo accorti con lockdown quanto l'isolamento, forse non ce ne rendevamo conto prima perché era fin troppo facile vedersi. Oggi noi vogliamo recuperare proprio con un giro di boa questa nostra anche sensazione di essere insieme, di fare cose insieme e di assimilare le cose positive che questo territorio ci può dare, perché noi non veniamo come visitatori, come turisti, ma veniamo con la voglia di assimilare tutti i sapori, anche i sapori gastronomici, le sensazioni e tutto quello che il territorio ci può dare e ci potrà dare, perché noi lavoriamo anche per il futuro. Bene, quindi giro di boa che avverrà Arezzo con questo Montagna Wisp dall'8 al 15 maggio. Alessandro, manca un'ultima cosa, che sono i contatti per potersi iscrivere ancora per questa edizione. Diciamo la parte fondamentale. Esatto, cioè, l'abbiamo lasciata come gran finale, il finale del gran finale. Allora, abbiamo detto che sarà maggio, 8-15 maggio, Montagna Wisp Arezzo, e abbiamo detto che è un evento gratuito. E abbiamo ancora dei posti e ci si può iscrivere allora sui nostri social, quindi Monesi Young, sia su Instagram che su Facebook, e sul nostro sito, quindi myben.it. Ti si apre un pop-up enorme con scritto Montagna Wisp, non puoi sbagliare, ecco. Da lì ci sono dei numeri di telefono e facciamo tutto noi, nel senso che una persona può partecipare. Abbiamo 2 persone in Piviteco, ti faccio un esempio. Mm-hmm. Non ho mai visto quella valle, o anche se l'ho già vista, non sono mai stato accompagnato durante un'escursione, non ho mai provato l'arrampicata o non ho mai provato cosa vuol dire fare un'esperienza di orientieri in un bosco. Vengono il mattino, se ne vanno la sera, ciao. Oppure abbiamo persone che vengono da lontano. Quindi siete pronti a qualsiasi evenienza? Noi siamo pronti, sì. Hai dato come ramo principale i social, sì. Sulla nostra pagina Facebook Radio Onda Ligure 101 c'è la foto dei nostri ospiti in studio di oggi con tanto di link alle varie pagine, quindi già lì un primo eventuale riferimento per poterli raggiungere, per poter trovare tutti i contatti telefonici per iscriversi. Assolutamente sì, è sugli eventi della pagina Facebook di Monesi Young, è sul sito, grazie per la condivisione, perché come ti dicevo prima, grazie perché... A più persone arriva questo messaggio, per noi meglio è. Nella mission c'è la scoperta del territorio, quindi va bene, continueremo poi a parlarne anche noi nei prossimi giorni, perché ci risentiremo poi ovviamente come marcia l'avvicinamento anche direttamente quando sarà in corso di svolgimento Montagna Wisp 2022. Ringrazio i nostri ospiti di oggi, che sono stati la consigliera comunale di Arezzo Elisa Berrutti. Grazie Elisa. Grazie a voi, vi aspettiamo. Sebastiano Lopez, che è il responsabile nazionale di Wisp Montagna. Grazie Sebastiano. Grazie a tutte e a tutti gli ascoltatori, e vi aspettiamo anche noi. E grazie ad Alessandro Bellotti, che è il presidente di Monesi Young. Grazie Alessandro, ci risentiremo con te magari nei prossimi giorni. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Su Radio Onda Ligure, tutto il meglio della musica per regalarvi grandi emozioni.